vengo da Lugano e sono venuta apposta qui per fare queste tre gare del Mediterranean Open Championship, perché mi attirava un po' la regione, volevo venire al caldo, a dire la verità, abbiamo trovato il freddo anche qui, però è bello, è bellissimo lo stesso. Questa mattina abbiamo fatto la seconda tappa e abbiamo corso qui nella pineta di Chiatona con partenza, per arrivare alla partenza siamo passati sul mare, era fantastico, proprio molto bello, e anche la gara è molto 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 difficile, molto interessante tecnicamente. In cosa consiste, signora, la gara? La gara è una ricerca di punti, un percorso da fare nel bosco, si parte con una mappa del bosco molto dettagliata nella quale sono segnati i sentieri, sono segnate le buche, le depressioni, sono segnati i sassi e bisogna trovare un certo numero di punti di controllo che sono posati dal tracciatore nella foresta. E la provenienza dei concorrenti? I concorrenti vengono da tutta Europa e c'è qui il fiorfiore dell'orientamento internazionale, ci sono, io penso, almeno una decina, quindicina di campioni del mondo, da Svezia, dalla Svizzera soprattutto, c'è tutta la squadra nazionale, ci sono i francesi, c'è un francese che ha vinto 4-5 volte il campionato del mondo, Thierry Fourchoux, è una concorrenza veramente molto qualificata e vengono perché queste gare sono molto ben organizzate, i posti sono magnifici, c'è stata anche una gara a Castellaneta nel centro storico, c'è stata anche una gara a Alberobello, doveva essere magnifico, noi andiamo domani a visitare Alberobello perché siamo venuti anche un po' per visitare e domani finiamo con una gara sprint nel centro storico di Matera e sono già 3-4 anni che io vedo i resoconti di altra gente che era venuta a Matera a correre e ho detto io devo andare lì, deve essere magnifico. Thank you.
L'amministrazione comunale di Palagiano accoglie con entusiasmo i 400 atleti che provengono da varie nazioni che quest'anno hanno scelto di fare la prima tappa del campionato di orientamento nella nostra pinita di Chiatona a Palagiano. E quindi per noi è un onore ospitare tante persone che in questo periodo particolare, con la crisi che interessa l'economia, abbiamo portato a Palagiano queste persone che stanno creando economia sul territorio. I commercianti di Chiatona in questi due giorni, tra ieri e oggi, hanno potuto toccare con mano quello che significa il turismo sportivo. È qui che noi dobbiamo puntare. Non a caso abbiamo già fatto un incontro con tutte le associazioni sportive di Palagiano, perché l'amministrazione a guida del sindaco Tarasco quest'anno vuole organizzare durante il periodo estivo il primo festival dello sport a Palagiano, e con il contributo di tutte le associazioni che sono presenti nel nostro territorio io sono certo che avremo un ottimo risultato.